Nell'appuntamento in prime time di mercoledì 31 ottobre, la conduttrice di Chi l'ha visto? Federica Sciarelli, è apparsa in video con un segno molto evidente sulla parte destra del viso, scatenando agitazione da parte dei suoi fan sui social. Cosa è accaduto alla conduttrice? Si sono chiesti molti telespettatori, fino a quando la Sciarelli ha spiegato di essere ferita. Non ha, tuttavia, specificato da cosa sia stata causata la ferita, cosa che ha acceso una serie di dubbi nei telespettatori che, intanto, si sono riversati sui social per dire la loro. Mi dispiace. Sei una vera giornalista. Virgola scrive una fan della conduttrice, umana. E, sensibile, la persona giusta al posto giusto. In un programma così triste. E c'è anche chi espone la propria curiosità, Sciarelli però potevi dirci come hai fatto a farti quella ferita. Punto Federica Sciarelli non si ferma. Punto Federica Sciarelli, nonostante la ferita al volto, ha condotto ugualmente le puntate di Chi l'ha visto? Trasmessa ieri sera. Una scelta dettata dalla voglia della conduttrice di non creare inutili preoccupazioni nel pubblico che la segue con tanto affetto ogni settimana. A spiegarlo è stata la stessa Sciarelli che, tra una pausa e l'altra del programma, ha spiegato ai telespettatori di Rai 3 è stata la stessa conduttrice, sono venuta perché se non lo avessi fatto tutti avrebbero detto che fine ha fatto la Sciarelli. La scelta di Federica Sciarelli di andare comunque in onda è stata particolarmente apprezzata dai telespettatori che, oltre al programma, non possono non apprezzare anche la professionalità, la serietà e la devozione della conduttrice. Mercoledì prossimo, giorno in cui tornerà in onda Chi l'ha visto? Federica Sciarelli avrà ancora i segni dell'ematoma? Ferita che tra qualche mese guarirà. Federica Sciarelli continua ad essere l'amata conduttrice tutta d'un pezzo che gli estimatori tanto amano. E così ieri sera, durante il nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? In onda sulla terza rete di casa Rai, nonostante una evidente ferita sul viso all'altezza del naso, è comunque voluta essere presente. La giornalista conduce ormai da molti anni uno dei programmi più seguiti e amati della televisione italiana. Ai telespettatori che la stavano seguendo in diretta, ha voluto fornire una spiegazione parziale dell'accaduto, senza entrare in dettaglio, volevo dire, spiega in una pausa tra un caso e l'altro, che ho una ferita sulla faccia. Non è un problema del trucco. Sono qui con voi, ma abbiate pazienza. Fra qualche mese, ma speriamo prima, guarirà. Il mio truccatore è bravissimo, non è un difetto del televisore. Sono venuta perché se non lo avessi fatto tutti avrebbero detto che fine ha fatto la Sciarelli. Federica Sciarelli, in TV con un ematoma in volto, ecco cosa è successo. Naturalmente anche sui social gli internauti si domandavano quale potesse essere il problema di Federica Sciarelli, apparsa durante la nuova puntata di Chi l'ha visto? Con un evidente ematoma sul volto. Ma è un livido quello che ha lasciato vicino al naso? Guardate che ha fatto tutto il discorsetto sulla ferita per far capire che da lì lei non si schioda, ne sono sicura. E ne sono felice, ecco perché parla con voce nasale, pensavo avesse il raffreddore. Alcuni giorni fa, il cognome della conduttrice era saltato fuori come prossimo direttore del TG1, dopo le nomine ufficiali però, il suo nome non è emerso per un probabile suo rifiuto. Ed infatti qualora avesse accettato il nuovo incarico, avrebbe dovuto sicuramente lasciare la conduzione del famoso programma di Cronaca Nera che tanto appassiona gli estimatori.
Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.